Dicono che volo senza le ali. Ma io volo senza le ali. Prima si è esibita sul palcoscenico del Pirandello, nello spettacolo intitolato Me, accompagnata da 4 ballerini, 2 della Scala di Milano e 2 della sua compagnia. Poi sempre sullo stesso palco ha raccontato la sua vita di donna con problemi di disabilità, che però non le hanno impedito di esprimere al meglio le sue passioni, oltre che per la danza, anche per la pittura e la scrittura. Lei è Simona Azzori, ospite ieri sera ad Agrigento per un'iniziativa di Mediolanum. Ad Oscar di Montigny ha raccontato con semplicità e naturalezza la sua storia di farfalla senza ali. Le mie braccia, ha detto, sono rimaste in cielo. La mia normalità agli occhi degli altri è straordinarietà, ma vi assicuro, ha proseguito, che questa è la mia ordinarietà, il mio modo di vivere. Queste passioni nascono da quando ero bambina, sia la danza, la pittura, sono proprio, io le chiamo le mie due ali, perché sono nate con me e mi permettono davvero di esprimere tutto quello che ho dentro e il mio mondo. E poi questa terza ala che è nata da poco, che è quella della scrittura, che mi sta dando delle soddisfazioni grandissime e mi permette di raccontare tutto quello che attraverso la danza e la pittura non è possibile raccontare. Per le sue eccellenze Simona Azzori quest'anno riceverà anche il premio Mimosa d'Oro nel corso di una cerimonia in programma sempre al Pirandello di Agrigento il prossimo 23 aprile. Sono molto felice di ricevere questo premio, che era già da qualche tempo che volevano assegnarmi, e il piacere di ritornare in questa meravigliosa città, e ogni volta che mi danno un premio è come se mi dicessero che quello che sto facendo ha un senso, non soltanto per me ma anche per altre persone. E ieri sera nel foyer del teatro non ha perso occasione per autografare il suo libro a quanti glielo chiedessero. L'iniziativa, come detto, è stata promossa dalla Mediolanum. Questa sera, pur essendo una banca, non parleremo di banca, ma parleremo di valori. Abbiamo un ospite importante, per noi un'eccellenza. Questa sera ci piace parlare appunto del valore dell'eccellenza, che per noi non è un'aspirazione, un modello a tendere, per cui il dono che faremo ai nostri clienti questa sera è Simona Azzori. Questa è una ballerina, una pittrice, ma soprattutto una persona che nella sua vita ha saputo superare un limite importante, che nel suo caso è un limite fisico, morfologico.